Potendo stilare delle classifiche, lei ha detto, e potendo quindi spostare anche gli investimenti, perché se la classifica... Influenzare. Esatto. Essendo entrambi facenti parte di quello che lei ha detto, un modello anglo-americano, visto che lì ci sono più studi legali e via discorrendo, mi sembra quasi che controllore e controllato poi siano la stessa persona. Allora, il rischio è che forti di questa cosa subliminale, no? Loro possono poi veramente decidere dei destini di tutto quello che è extra loro, quindi il mondo occidentale in un caso, e nella peggiore delle ipotesi anche il resto del mondo per quanto riguarda Banca Nazionale, UTO, senza che nessuno poi in realtà possa metterci becco, perché se io sono un po' malfido, dico, nella mia classifica decido che questa va al sesto posto, perché so che la reazione del mercato sarà fare investimenti lì, in realtà io ho un controllo più. Lo sentite? Cioè, io parlavo un po' forte. Allora, metto qua. Bellissimo. Il sogno di una vita. No, veramente, con tutti i soldi che paghiamo almeno non tanto. No, in realtà adesso così rendiamo più iterativa la lezione. Ho fatto questo semplice ragionamento, ma in base a quello che ha detto la nostra insegnante, che quindi l'agenzia di valutazione del debito ha la possibilità, facendo le classifiche che abbiamo citato, di spostare gli investimenti in determinati sensi, nel senso che se la classifica dice al primo posto mettiamo questa nazione, allora gli investitori si sposteranno di lì. Alla stessa maniera, ponendo in ultima posizione una nazione che magari gli sta antipatica perché non ha accettato, che ne so, di dargli il petrolio a solo 10 euro al barile, blocco gli investimenti in quella nazione. E quindi la mia domanda è, controllore, che siccome il modello è quello anglo-americano, quindi anche gli studi legali più importanti, insomma quelli che riescono poi a decidere, controllore e controllato poi sono la stessa persona, e quindi possono, diciamo, 5 persone nel mondo decidere il destino, già così molto. Il destino in realtà di tutto il resto del mondo, perché praticamente si sono divisi un po' a metà. Gli anglo-americani governano l'Occidente e l'Occidente dice e noi cosa facciamo? Beh, Banca Nazionale, UTO, noi ci pigliamo l'Africa, sembra un po' a risico, no? Ci dividiamo i territori e ognuno, insomma, adesso non so se questa cosa poi alla fine crea un equilibrio e quindi il cerchio si chiude, però mi sembra quasi che poi ci sia una sproporzione, cioè chi è che può mettere becco per esempio e dire secondo me Standard & Poor's hanno cannato. Cioè c'è qualcuno che può dire guardate che la vostra classifica non è giusta, no? È un po' quando uno dice quali sono le 10 canzoni mai scritte più belle del mondo, ognuno ha la sua classifica, cioè non è Imagine di John Lennon magari, è Ti lascerò di Fausto Leali, cioè, banalizzo perché io all'Italia da questo punto di vista sarà volare, ma a me piace Albano, sono un'altra generazione. Comunque, no, adesso giusto per tornare nei cambi e ridare il microfono all'insegnante, anche se mi trovo bene, no, lo dico, lei è pagata di più, quindi faccia la lezione, no, chiudendo quindi, insomma, se vuole fare, si è impegolata, faccia attenzione che fanno con i suoi denti, No, dicevo, e vorrei fare questa domanda se ha una risposta, quindi se innanzitutto qualcuno può mettere becco nelle classifiche che lei ha citato di queste due agenzie e se c'è un modo, non so come chiamarlo, super partes, sovranazionale nazionale, che possa dire va bene, perché se lo Stato già non c'è più, cioè neanche gli Stati possono dire no guarda che questa classifica io non la condivido, cioè è diverso, perché il rischio è veramente che poi se non ci sono le persone giuste non si va da PT. Ti applausi, scena aperta dei libri. Allora, è verissimo, controllare controllato tu stessi. E questo è il vero problema, perché poi